al microfono, mi sa allora che un va. Si accende va qualcosa di rosso. Bentornati alla rubricona dei consigli del mese di Frusciante. Come tutti i mesi, anche questa volta, tre film nuovi usciti in un video da recensire, tre cult miei personali e tre cessi inenarrabili. Allora, partiamo subito quindi con i primi tre film usciti in un video che mi sento di consigliare. Allora, il primo film è di due registi italiani, e mi fa proprio piacere, di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Finalmente mi fa piacere recensire Mind, Mine, perché poi non ho ancora capito, bisogna dirlo, che in italiano è Mine. Interpretabile, dai. Io, sì, è bravo, è plurilanguage questo titolo. Que Mine è un film che ha fatto parlare di sé, perché comunque è una storia scritta e diretta da due ragazzi italiani, che sono riusciti a trovare fondi un po' a giro per tutto il mondo, e soprattutto sono riusciti a recuperare questo attore, Barmy Hammer, che è riuscito a fargli da protagonista e dargli una spinta, diciamo, per fare il film, almeno questo è quello che più o meno so. Ma noi siamo qui per parlare del film, non tanto della genesi e tutto. Allora, quando vidi l'uscita, cioè sta più uscito mai nemmeno, dissi vade, speriamo non sia la solita merdata all'italiana, insomma. E invece ne parliamo un po' più approfonditamente e vediamo un attimo cosa mi è piaciuto e cosa meno. Comunque, questo film parla di questi due, diciamo così, un cecchino e il suo aiutante, che sono in mezzo a un paese del Medio Oriente. Il cecchino sta per fare il suo lavoro, il nostro protagonista, cioè sparare ad un tizio, nascosto da una cunetta, sparare ad un tizio che praticamente gli americani cercavano da un po'. Invece noi troviamo che questo, diciamo così, cecchino, a un certo punto vede che questo tizio è sì arrivato nel punto dove doveva arrivare per sparargli, solo che sta praticamente nel mezzo a un matrimonio che si sta effettuando proprio in mezzo al deserto. Allora, praticamente, anche se il film poi lì per lì te lo fa capire subito, lui decide praticamente di non ammazzarlo, di non spararlo, perché non riesce fisicamente a sparare probabilmente in mezzo al matrimonio, in mezzo alla gente, dove rischia comunque addirittura dove sparare in testa allo sposo per arrivare. Quindi cosa succede? Questo tipo B è sgamato a questo punto, scappa insieme a, diciamo, al suo secondo in mezzo al deserto per cercare di trovare un punto d'approdo dove dovranno arrivare questi elicotteri per portarli via. Mentre fanno questo, passano in mezzo a questo deserto enorme. E cosa succede? L'amico salta per aria su una mina e perde le gambe subito e muore dopo 5 minuti. E il nostro Almien, il nostro protagonista, invece, mentre fa un passo in avanti, clic, rimane bloccato su una mina. Quindi la trama poi è questa. È questo Almien, questo soldato che rimane bloccato su una mina e che ripenserà a un flashback alla sua vita passata, alla sua vita che potrebbe essere nel futuro e soprattutto alla sua vita nel presente, perché comunque deve riuscire a resistere, da quello che gli dicono alla radio, almeno 52 ore con il piede sulla mina, senza doversi muovere nel deserto, senza mangiare, senza un cazzo, senza bere, senza. La cosa interessante è che in realtà mentre lui è lì incomincia a vedere persone, personaggi, per esempio il più importante è quest'uomo di colore che vedi che va a sinistra e a destra, che sembra che sappia dove sono le mine, che praticamente lo porta a riflettere sul suo stato, sullo stato della vita, sullo stato della guerra e altre cose. Ed è la parte molto più interessante in realtà del film. Comunque, partiamo dal livello tecnico, cioè il film è girato in maniera splendida, cioè questi due, Fabio e Fabio, chiamiamoli così, sono riusciti a mettere insieme una bella sceneggiatura alla fine, una sceneggiatura interessante, una sceneggiatura anche abbastanza ruffiana in un certo senso, perché può piacere sia agli americani che agli europei senza dover vendersi però, ecco, diciamo, il culo alla una produzione. Quindi il film è interessante proprio perché descrive in realtà la guerra per quella che è, cioè una merda, e questo non viene mai messo in dubbio dal film. Il film è sempre, diciamo così, pacifista nel suo messaggio. Ma soprattutto funziona, ho detto, a livello tecnico, perché non è facile mantenere per un'ora e mezzo l'attenzione su un protagonista che in realtà sta su una mina, e nonostante qualche piccolo flashback e qualche digressione, in realtà noi siamo sempre attaccati a questo personaggio. E quindi l'uso degli spazi che hanno attorno a sé, l'uso del montaggio, l'uso della musica, è veramente ben dosato nel film, per dare proprio la sensazione che prova questo soldato, che chiaramente dopo il primo e secondo giorno comincia ad avere allucinazioni, comincia ad avere allucinazioni del soldato morto davanti a lui, comincia ad avere allucinazioni di tutti i tipi. Quindi diciamo che la psicologia del nostro protagonista è anche ben scritta, ben quadrata, non è il classico cecchino idiota che va lì, spara e ride con la musica
sparata a 2000 nelle orecchie. Questo era più forse, diciamo, quello che salta sulla mina, ecco, diciamo così, all'inizio del film. È molto interessante poi, come ho detto, oltre all'uso degli spazi della musica, come in realtà noi ci si riesca a affezionare a un personaggio del quale sappiamo poco sin dall'inizio e che scopriamo piano piano col film. Queste sono le cose che funzionano meglio, secondo me, compresa la recitazione di IBM, che comunque è credibile per tutto il film, un attore già bravo, che ne so, The Lone Ranger come in Operazione Acqua, un attore comunque di razza in quel senso, un attore che sa fare il suo mestiere. Dicevo, i due registi secondo me danno prova proprio di un'altra volta di come la messa in scena, di come lo sguardo del regista sia la cosa più importante per un film, perché film con gente rialzata su una mina, ad esempio No Man's Land, un film di anni fa di Tanovic, erano già presenti, ma questo film riesce a essere abbastanza originale anche proprio per il modo in cui è costruito, ecco. Questa prima parte, i primi parte di guerra, che poi si trasforma in realtà in un film drammatico, che poi si trasforma anche in un thriller in un certo senso, e che diventa poi un discorso ben più ampio e totale sulla guerra, appunto, e anche sulle scelte che uno deve fare, che possono sembrare le più difficili, ma che poi a volte sembrano quelle che da più difficili sono quelle che in realtà sono le più facili, le più risolutive e le più dirette. L'unica cosa che forse il film, nel quale il film esagera, non so se te l'hai visto, no? Che il film esagera sono un po' troppi, diciamo così, di simbolismi, ecco. Il simbolismo della borsa, il simbolismo di lui, il simbolismo della pianta, sono un po' troppi simbolismi, ma questo però non porta a demerito un film che mi ha lasciato a bocca aperta in un certo senso, perché ripeto, la regia non è di quelle scialacquone di merda ispirate a Bay Snyder o questa gente lì, anzi è proprio una regia quadrata, classica, molto europea in un certo senso, però che, come ho detto, non si dimentica di dare spettacolo anche per gli americani, nonostante, come ho detto 30 volte in questa recensione, il film sia tutto piazzato su un uomo. Quindi riuscire a tenere l'attenzione su un solo personaggio, che è vero sì che interagisce con altri personaggi, ma in maniera sempre nel solito luogo e sempre nel solito posto, tranne tre flashback con la moglie, forse anche inutili in un certo senso, però utili per dare un certo tipo di psicologia al personaggio e per farci capire come mai una persona del genere è rifinita in realtà in guerra. Un film quindi potente dal lato visivo, potentissimo, una fotografia notevole, una post-produzione nella quale probabilmente Guaglione e l'altro Fabio sono bravissimi, perché a livello proprio estetico le luci, le scenografie sono fantastiche. Il film è girato, mi pare, in Spagna e rende perfettamente l'idea di quello che volevano dare probabilmente i registi, più che un film di guerra, un film proprio che facesse pensare anche sulla solitudine, sull'impossibilità del movimento delle persone, delle scelte che uno fa, appunto. È un film che funziona benissimo fino al bellissimo finale, ecco, secondo me il finale è notevole, fa chiarire ancora di più qual è il pensiero, appunto, degli sceneggiatori e registi sulle cose da fare più importanti nella vita, ecco, sulle scelte anche che uno fa e, diciamo così, anche il prezzo che deve pagare per determinate scelte. Film quindi che mi sento di consigliare alla stragrande a tutti quelli che non l'hanno vista al cinema, un film che andava spinto ancora di più, secondo me, che qui purtroppo è rimasto pochissimo a Livorno, del quale però mi sono comprato volentieri il Blu-ray, c'ho anche l'artina, faccio vedere che è troppo bellina, questa è bellina, l'artina De Still, molto bellina. Ed è un film che, ripeto, mi ha colpito perché non mi aspettavo che degli italiani riuscissero comunque a distaccarsi così dalla, come posso dire, banalità solitamente del cinema italiano, che va anche all'estero, si vede a Muccino che è stato fatto, la banalità proprio delle scelte narrative, che invece qui risultano essere praticamente sempre azzeccate. Come ho detto, forse l'eccesso di simbolismi e di qualche chiacchiera di troppo, ecco, avrei tenuto con un po' di più il silenzio, avrei fatto meno di quelle cose inflesciate dove lui vede un po' di tutto, l'avrei tenuto ancora più quadrato. Però il film, ho detto, strafunziona. Funziona per i motivi che ho già detto, c'è una regia quadratissima che non è da invidiare ai migliori film francesi o americani, proprio una regia che però, come ho detto, non si piega completamente alle logiche produttive anche americane, perché dà ampio spazio alla possibilità del ragionamento, cosa stranissima in un film che possiamo definire, appunto, drammatico thriller d'azione guerra mescolato tutto insieme. E questa volta, anche questa volta, fare un cocktail con questi ingredienti non è stato, secondo me, molto facile, ma è risultato fuori un cocktail buono che si beve volentieri più di una volta, ed è per me uno stupore, appunto, poter consigliare finalmente un film girato da degli italiani con un attore americano, che però
non ha quella sciatteria, ecco, ad esempio alcune produzioni di Uwe Boll e di altri italiani che dimostrano pochissima tecnica e scarsissima sensibilità verso il cinema. Ecco, diciamo che Mine, pur avendo qualche difetto, è cinema puro che può intrattenere senza però annoiare o lasciare che il cervello venga smontato e messo su un comodino. Ecco, quindi un film interessante e intelligente che mi sento di consigliare alla stragrande come primo film di questi consigli di febbraio 2017. Il secondo film che vi voglio consigliare è un horror, si intitola Some Kind of Fate, in Italia l'odio che uccide, ed è uno slasher in un certo senso, uno slasher un po' particolare. Ne parlo non tanto per la qualità elevatissima del film, il film in realtà viaggia in una certa medietà, diciamo così, però ha degli spunti molto interessanti che lo rendono sicuramente attraente perlomeno dal mio punto di vista e al mio sguardo. È un film diretto da questo, non so nemmeno chi è, Adam Egypt Mortimer, che mette in scena la storia di questo Lincoln, ragazzo adolescente, che a scuola subisce di tutto, atti di bullismo di ogni tipo, finché un giorno si ribella anche in maniera un po' troppo forte, come voglio dire troppo, e che quindi viene preso e mandato in questa specie di centro di recupero in mezzo al nulla dove ci sono ragazzi disturbati di ogni tipo. Cosa succede? Quando arriva qui, è una delle cose più interessanti del film, in realtà tra questi ragazzi trova altri bulli, che forse lo bullizzano ancora di più, lo bullismizzano, che cazzo si potrebbe dire, che fanno atti di bullismo ancora più forti, forse di quelli che ha subito in realtà a scuola. Allora cosa succede? Che lui praticamente incazzatissimo entra dentro una specie di fienile, di cosa abbandonata, ed è lì che praticamente con il suo richiamo di odio porta alla vita, diciamo così, riporta alla vita il fantasma di una ragazza che ha subito anch'essa, scopriremo, atti molto grossi, che si vendicherà per lui, cioè inizierà a uccidere tutti quelli che hanno vandalizzato e bullizzato questo ragazzo. Detto così, il film sembra il classico slasher, in effetti la cosa interessante di questo Mortimer è che prima di tutto è uno dei pochi horror che è praticamente tutto di giorno, ed è difficile, il film è tutto di giorno, ambientato tutto in mezzo quasi al deserto, quindi pochissime location, attori giovanissimi. Quello che poi è interessante è appunto come viene sviluppata la storia, perché noi non abbiamo bene idea di come mai questa ragazza torni, sia questo tipo di odio appunto che ha questo ragazzo a fare nascere la violenza di questa ragazza. E poi è interessantissimo anche l'altro carattere, diciamo così, l'altro personaggio, che è la ragazza che si affeziona al nostro protagonista, che in realtà sembra essere una masochista, che si taglia in tutti gli effetti, che si trova proprio per questo punto benissimo con lo spettro appunto di questa ragazza. Perché che cosa c'ha di interessante? Praticamente non è il classico slasher che lei arriva con la maschera e le piglia mazzolettate, no, la cosa interessante è che ogni atto di dolore che si fa lei fisico addosso viene riportato sulla vittima predestinata, quindi se lei punta uno e decide di uccidere uno, inizia a tagliarsi, questo inizia a aprirsi come se fosse lei stessa a aprirlo con una lametta, però lei si sta aprendo a sua volta, e poi finisce con la gola tagliata per dei geyser di sangue allucinanti che fanno sempre piacere, che sono fatti benissimo, non sono fatti in digitale. Però la cosa interessante è che la ragazza stessa, quando si fa gli atti e quando poi si deve curare, risoffre i dolori che ha sofferto già. Tutto questo poi viene messo dentro questa situazione quasi onirica di questo posto che dovrebbe curare, diciamo così, sai, classici, fate tutti gli esercizi a modino, state tutti a modo, tutti belli, tutti bravi, un po' new age, che invece al suo interno nasconde dei crimini efferati, che non vi sto a dire io, per i quali appunto questa ragazza è nostra e tornata. Quindi siamo, è vero, fra un incrocio tra una specie di Carrie, volendo, però morta, e uno slasher, diciamo, all'Halloween. Però quello che interessa è proprio anche il proprio come viene descritto il bullismo, cioè finalmente attraverso un film horror che è, come dico sempre, riesce magari ad arrivare più facilmente a un certo pubblico adolescenziale che un classico film d'autore che parla di bullismo, perché l'horror, come ho detto, necessita a volte di una storia intrigante per poter mandare dei messaggi che sono più alti alla fine anche forse dalle scelte del regista stesso, ma che arrivano indipendentemente dallo sguardo di chi osserva il film. Infatti il film è proprio interessante per questi tre motivi: gli atti di bullismo visti attraverso uno sguardo horror, cosa abbastanza originale, il fatto che il film sia praticamente tutto al giorno, e il fatto che poi questa ragazzina che ammazza non sia affatto terribile, sia una bella ragazza semi-gotica, diciamo, una ragazzina gotica,
e che, ripeto, quando l'idea di tagliarsi e far tagliare gli altri è veramente interessante, veramente intelligente, anche proprio a livello di prospetto di visione, ok? Cioè, proprio l'idea è interessante, è una vendetta non studiata ma distinto, è un certo tipo di odio appunto che non può altro che nascere da una situazione così terribile come essere bullizzati, che io penso sia una delle cose più brutte del mondo, dover subire atti di bullismo tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. E il film in questo è un piccolo saggio di come in realtà l'America in special modo soffre di questa cosa, ma ne soffre veramente a livello tale, perché per aprire questi campi e metterci la gente vuol dire che proprio è una cosa incredibile. In più il film è comunque messo in scena bene, montaggio pulito, fotografia pulita. Quando ho detto medietà all'inizio intendo che è un film che non ha guizzi di regia, non ha particolari scene fantastiche che fa ammazza bestia, che ripresa meravigliosa, è un film proprio quadrato che va avanti e porta la sua storia fino alla fine e la porta con, però con un certo tipo di narrazione, come ho detto, spedita ma non troppo, e che ricorda sì un certo cinema degli anni 70-80, come ho detto, ma che però è maledettamente moderna per i temi che tratta e per come vengono trattati. Quindi anche se non è un film fantastico, è un film sicuramente che gli amanti dell'horror si devono dare un'occhiata, e che chi come me vuol trovare qualche horror che dice qualcosa di più al di là della tecnica, a volte della forma e della sostanza, che possono essere un po' scombussolati, e chi come me cerca nell'horror anche un messaggio un pochino più alto del solito scozziamoci, ammazziamoci e divertiamoci insieme con un po' di splatter, in questo film potrà avere pane per i suoi denti, ed è il motivo in realtà principale per il quale mi sento di consigliarlo fra i film di febbraio 2017. Il terzo film è di un regista che a me è sempre piaciuto, di Greg Araki, regista di Doom Generation, un film meraviglioso, di Ecstasy Generation, un altro film bomba, di Mysterious Skin, un altro film esagerato, e di altre pellicole molto interessanti, alcune purtroppo da non arrivare. Il film di cui voglio parlare si chiama Whitebeard, è uscito in DVD direttamente da noi. La protagonista è la ragazzina di Divergent, c'è un Eva Green fantastica, poi c'è Christopher Meloni e un altro paio di attori molto bravi, dei quali però non mi ricordo il viso perché sono i classici caratteristici che vediamo in mille film e che qui comunque trovano spazio ampio. Il film comunque è un film interessante, perché diciamo così, diciamo tanto la base minima della storia. Eva Green è una madre che ha cresciuto la figlia come fosse un animaletto, cioè la trattava quasi come fosse un gatto, non è il caso che l'ha chiamata Cat, ok? E che in realtà poi col crescere, diciamo lei, con l'adolescenza e tutto, incomincia a scontrarsi appunto con la figlia, perché il carattere di Eva Green, del suo personaggio, è abbastanza terribile, è sempre attaccato, sempre fastidioso. Il film però parte con la scomparsa di Eva Green, che ha 17 anni, appunto la madre gli scompare e lei va dallo psichiatra e non ha alcun sentimento per questa cosa, non gliene frega un cazzo, anzi sembra quasi sollevata dall'idea di rimanere col padre che in realtà gli ha sempre voluto bene. Allora, la bellezza di Greg Araki è che riesce sempre a mettere questi film che parlano di adolescenti e delle loro pulsioni anche sessuali, infatti anche qui il sesso ha una parte principale nel film, in tutta la sua narrazione. Greg Araki riesce sempre a mettere in scena questi caratteri di ragazzi così credibili che a volte ti cascano le braccia quando uno come me guarda un film e fa cazzo com'è bella sta scena, com'è semplice, come gli è venuta bene, nella semplicità, proprio nell'assoluta semplicità. Dicevo che Greg Araki riesce a descrivere sempre questa provincia anche americana, questi giovani, con una mano felicissima a livello tecnico, perché comunque lui a livello di fotografia, montaggio, tutto il resto, basta guardare Doom Generation, se l'avete visto, è folle, lì è proprio schizzatissimo, un film palpissimo, pieno zeppo di sangue, teste mozzate e parlano, non so, fuori di testa. Ma da un po' di tempo Araki comunque si è concentrato più sul racconto di una storia, delle storie proprio quadrate. E anche qui la cosa interessante è che lei ha questo, diciamo, senso di voglia di fottersi della scomparsa della madre, totalmente. Ed è una cosa interessante proprio il rapporto che si installerà fra, che noi vedremo a flashback, perché la madre chiaramente è scomparsa all'inizio del film, che noi vedremo a flashback con Eva Green. Poi però cosa succede? Incominciano ad arrivare dei sospetti alla figlia. Sua madre sarà davvero scomparsa? Cosa sarà davvero successo alla mamma della ragazza? Ed è qui che Araki tira fuori ancora il meglio di sé e comincia a tirare fuori proprio dalla,
la melma, tutta la schifezza di questa medio borghesia americana che sembra tutta perfetta anche nelle persone più buone, invece che nascondono terribili segreti. Ora, non voglio dire nulla perché il film alla fine è un thriller, finisce come un giallo, ed è la cosa che è più inaspettata, perché il film parte come un dramma sociale quasi di una ragazza con voce narrante classica, per trasferirsi sempre di più verso, diciamo così, la crescita di questa ragazza, che oltre ad andare a letto col suo ragazzo va a letto col poliziotto che indaga sulla scomparsa della madre, che ha tipo più di 40 anni, quindi una apertissima, nel senso, un personaggio non di quelli femminili fasulli, ecco, una ragazza come è, 17-18 anni, americana, non è che fa troppi problemi a trombare con uno se gli piace o a fumare le canne, una cosa interessante. Solo che Araki che cosa fa? Spinge poi, dopo la seconda parte, proprio sul giallo, sul thriller, e incominci a credere che tutto quello che hai visto, anche questo semi-odio che te pensi che la madre provi per la figlia, in realtà non sia tale. E che anche l'abbandono, perché loro pensano che sia scomparsa, perché sia scappata lui e il padre, lei e il padre, aspettano che sia scomparsa in quel senso, che si sia levata dai coglioni, perché noi vediamo nel film che lei ha rapporti col marito, lo tratta di merda, e che lei era, diciamo così, bellissima, si aspettava una vita fantastica, invece si è ritrovata a fare la casalinga con una figliola, e questo era il problema netto della madre. E quindi loro sono convinti che sia scomparsa, quando invece lei incomincerà a pensare che c'è qualcosa di più sotto, il film si animerà in maniera incredibile. Chiaramente siamo di fronte a un thriller che è un thriller dell'anima, non si vada a pensare che poi diventi qualcosa d'azione dopo gli ultimi 20 minuti, cioè lei corre in macchina e spara a qualcuno per trovarlo. Siamo di fronte a un film d'autore, a Greg Araki, qualunque genere tocchi, lo tocca con una grande sensibilità, basta pensare a Mysterious Skin sulla pedofilia, come è stato toccato in maniera incredibile. E qui appunto il rapporto madre-figlio, madre-figlia è centrale, però poi, come ho detto, la cosa interessante è che, come sempre con Araki, questa cosa che sembra così centrale, così chiusa, in realtà si apre sempre di più, e incominciano a arrivare diverse vie dove lo spettatore può incominciare a riflettere, non solo su, appunto, sul rapporto madre-figlia, non solo sul lato sociale di una società come quella americana, non solo sulla pazzia che può prendere anche la persona più normale, ma proprio anche su come anche qui i giovani in realtà siano condizionati da come gli adulti si pongono, più che da come gli adulti sono. Ecco, una cosa che ho trovato veramente interessante. Poi Araki, come ho detto, tecnicamente è bravissimo, il film va a cremezza, la bimbetta di Divergent recita da Dio, in più Sei Nuda e Chado Coop, che sono roba dell'altro mondo, ma veramente Do Coop è roba dell'altro mondo. Eva Green è bravissima, come al solito è bellissima, anche nei panni della casalinga. E quindi, che dire di più, un film potente, di quelli che mi sento di consigliare, non molto commerciale, che spero che non abbiano visto in molti, per poterlo vedere e scoprire come l'ho scoperto io, visto che io l'ho preso così in negozio al volo, l'ho guardato e non mi sono nemmeno reso conto che c'è scritto diretto da Greg Araki, mi era proprio sfuggito, e quando l'ho visto in casa partire diretto da Greg Araki, croc, sono piazzato subito lì, e fortunatamente Araki non mi ha assolutamente deluso, perché ha portato fuori questo thriller drammatico, misterioso, ma anche così pregno di tantissime idee proprio sul mondo e su come dovremmo affrontarlo, che a me ha lasciato a bocca aperta. Passato inosservato, anche la critica non l'ha cagato, un film stranamente così volato via, senza che nessuno si sia accorto, anche perché è un film, mi pare, del 2014-2015, quindi come al solito arriva in ritardo a noi, però è arrivato, io mi sento di consigliarlo alla stragrande. Passiamo ai cult. Visto che ho fatto Polanscone, e l'ho citato nella pornografia, che se volete andate a vedere, dicendo che va recitato benissimo in questo film. Il miglior film, secondo me, è di Giuseppe Tornatore, un film fantastico. Un film che ha per protagonisti Roman Polanski e Gerard Depardieu. Ed è la storia di quest'uomo che scappa durante la notte, inseguito da una persona con una pistola, noi pensiamo all'inizio del film, che dopo la sua fuga sviene, viene ripreso e è portato in una stazione di polizia da questi poliziotti che iniziano a interrogarlo su un omicidio avvenuto nel bosco. La trama è tutta qui, perché poi il film non si sposta di un millimetro dalle stanze dell'interrogatorio alla stanza fuori, è tutto lì. Allora, oltre ad avere una prova recitativa di Gerard Depardieu fantastica e di Polanski che gli sta dietro alla stragrande, Tornatore qui dimostra una maturità che secondo me non ha più dimostrato. Una regia fantastica, una fotografia, una messa in scena, vabbè, tecnicamente il Tornatore si sa è un mostro, ma qui riesce però finalmente a lavorare su una cosa piccola, su una cosa chiusa. A me il Tornatore mi piace quando è meno grandeur, quando c'ha meno, tipo La leggenda del pianeta sull'oceano, un buon film, ma a me troppa roba, un po' mi stucca, troppo barocco. Qui invece il film
è proprio completamente surreale. E questo suo essere surreale dovrebbe subito far annusare allo spettatore che c'è qualcosa che non torna in tutta questa storia. Ora non voglio di altro della trama perché la trama è troppo importante. Però va detto che Tornatore Cazzo qui dà veramente idea di come si fa, si scrive e come si dirige un film, perché dirige gli attori in una maniera strepitosa. Polanski aveva già dimostrato di essere un bravo attore, ma qui secondo me dà forse la sua prova migliore come attore in sé, anche perché è proprio uno dei due protagonisti, è sempre, quasi sempre in scena. Depardieu, nel suo tratteggiare questo uomo che non ha più memoria, che non si ricorda, che è scombussolato dalla situazione e dal momento, è veramente nella sua parte migliore probabilmente degli ultimi 15 anni dei tempi di Mammont. E tutto il resto, sceneggiatura, fotografia, montaggio, sono strepitosi, a livelli altissimi, un film del quale non parla quasi mai nessuno, e anche che hanno visto veramente in pochi. Tutti con Tornatore parlano sempre dei soliti 3-4 film, nessuno che ci dica mai questo è una pura pura normalità, che resta per me il suo miglior lavoro, proprio perché è un lavoro che passa con tranquillità, senza far subire niente allo spettatore, dal realismo totale al thriller, al giallo, al surreale, fino a un finale quasi kieslowskiano, completamente folle, che rivelerà però la realtà dei fatti, che sono quelli che non sembrano proprio quelli che si narrano, diciamo così, all'inizio. È un film cupo, cupissimo, scurissimo, piano di pioggia, piano di neri che si accendono con colori soffusi e colori fortissimi. Deve essere stato difficilissimo da girare. Un film però che ti tiene incollato, e quando un film ti tiene incollato vuoi sapere cosa è successo, vuoi sapere cosa è successo, e quando arrivi a sapere cosa è successo, qualche spettatore forse un po' più scafato magari lo sgama prima, ma chi non sgama il finale resterà stupito degli ultimi 20 minuti, che sono veramente un bel colpo di genio di scrittura e anche di messa in scena, perché la regia inizia a cambiare, la fotografia si trasforma, un film veramente interessante che mi sento veramente di consigliare come primo cartone di questi febbraio 2017, ovvero Una pura formalità di Giuseppe Tornatore. Il secondo film che mi sento di consigliare si chiama The Lords of Lockdown. È la storia all'inizio degli anni 70 in California di un gruppo di ragazzini che praticamente, guardando il surf come base, decidono praticamente di inventare lo skate moderno. Cioè invadono, diciamo così, le ville della gente ricca e costruiscono queste tavole con le quali scorrazzare, volare e fare le peggio cose che noi ora vediamo fare a tutti i ragazzi con lo skateboard, che prima però di questi, Peralta e altri, non esisteva. E quindi è una storia veramente interessante questa. Ma non è solo la storia della nascita dello skate, perché sennò sarebbe una cazzata lì per lì, ma è proprio la storia della nascita dello skate e di come abbia influenzato a livello proprio generazionale vari tipi di persone e personaggi. Nel senso che siccome è diventato dopo che loro erano tutti amici, chiaramente, facevano queste ribotte nelle ville, poi cosa è successo? Lo skate in realtà con gli anni, bastato pochissimo, è diventato subito qualcosa, un business enorme, dove facevano le gare e tutto il resto. Quindi noi troviamo che dei nostri protagonisti ne troviamo uno, che è quello che pensa solo a fare soldi, non gliene frega un cazzo, un altro che invece è completamente contrario a questa cosa, e un altro invece che la vive in maniera più new age, diciamo così, che poi è Peralta che ha fatto anche l'altro il documentario su questa cosa. Ora, va detto subito che la regista prometteva benissimo a Kathryn Hardwick, che aveva fatto 13 e questo Lord of Town, poi si è data un po' la zappa sui piedi da sola andando a dirigere la prima puntata di Twilight, e quindi da essere una regista indipendente così si è rifinita dentro Twilight e un po' tutto il mondo l'ha odiato, invece non va riconosciuto che anche Twilight era girato bene, nonostante la storia e tutto il resto. Ma quello che mi piace di questo Lord of Lockdown appunto è che noi ci troviamo di fronte a una vera svolta generazionale, questa degli anni 70. Ormai gli anni 70, diciamo, degli hippie stanno per finire, gli anni 70 del punk sta per arrivare, e come stanno per arrivare gli anni 80 in realtà reganiani. E la divisione di questi personaggi è più o meno questa. Noi troviamo l'evoluzione di questo skater che all'inizio era tanto ribelle, che poi in realtà è pieno di marche, no? Sai, si vende a qualunque cosa per fare vincere, non gli interessa altro che vincere, quindi la perfezione, non fare casino. Invece poi troviamo gli altri che sono molto più anarchici, e che non gliene frega un cazzo, gliela fa la vanno a fare la gara, ma non è gli interessi, non è fare la gara pulita per prendere il punticino, ma fare anche dei danni, dei casini, delle cose assurde proprio per sperimentare anche sullo skate stesso. E la cosa bella è appunto che un altro di questi in realtà ci tira fuori, diciamo così, soldi a palate, come ha fatto Peralta, però attraverso uno spirito, come ho detto, post-68, ecco, post-hippie, con capelloni lunghi, un modo di fare skate molto vicino al surf, ecco, come logica
alla Point Break, no? Quindi l'anima. Invece c'è un altro che è il più povero di tutti, che è quello che finirà, che si rasa i capelli, che in realtà fa capire anche il maglietta Black Flag, l'andazzo che prenderà il movimento skate, quello panchettato, quello hardcore, quello contro tutto. Quindi un film interessante proprio per questo, perché è generazionale per noi, perché fa scoprire in realtà come è nato un certo tipo di movimento, ovvero quello degli skatisti, e come si è differenziato nel giro di pochissimi anni. Un film girato benissimo, tra l'altro, quasi tutto con macchina a mano, che però non lascia da parte, nonostante la macchina a mano, l'idea di talonare davvero i personaggi, di dargli uno spessore. Lo spessore delle psicologie è veramente alto, il film è scritto benissimo, gli attori sono tutti bravissimi e entrano in parte alla stragrande. Un film di quelli che anche uno come me, che lo skate non l'ha mai amato più di tanto, è riuscito a farsi prendere veramente, perché la narrazione è speditissima, la regista aveva già senso di avere molto talento nella costruzione delle immagini, lo dimostra alla grande. E poi, come ho detto, questo spaccato sociale è la cosa comunque più interessante, perché far vedere come una cosa uguale per tutti possa in realtà nella vita di ogni giorno rappresentare qualcosa di completamente diverso per ognuno, perché ogni persona è diversa da quell'altra. Quindi, come ho detto, se per uno rappresenta la rivalsa sociale, per quell'altro la rivalsa monetaria, per quell'altro può rappresentare la ribellione. E questa è la cosa più interessante di questo film, Lord of the Town del 2005, che da noi in Italia è passato abbastanza inosservato, che invece in America ha avuto un bel successo, tanto da appunto portare Hardwick a fare film come Twilight. Altro cult, altra corsa, è di Kevin Tenney, è proprio un cult della mia adolescenza, lo vedi al cinema a 16 anni, mi pare. Night of the Demons, sì, la notte dei demoni, appunto di Kevin Tenney, che è stata poi remakizzata da Adam Gish 2-3 anni fa, divertente, ma che non raggiunge però l'idea allucinata di questo in realtà, diciamo così, originale. La storia è semplicissima, 9 ragazzi più una un po' più attempata decidono di andare a passare la serata di Halloween in questa casa che sembra deve essere infestata, che doveva esserci un cattivone di turno che all'epoca aveva fatto cose terribili. Quando arrivano lì, una di loro decide di fare questa seduta, diciamo si spiritia, fanno questa seduta e naturalmente vengono fuori dei demoni, non dei fantasmi, ma dei demoni veri e propri, che si impossessano dei ragazzi, soprattutto delle ragazze. Allora, va detto subito che Kevin Tenney è uno che poi girerà altre cosette, si è perso un po' per la strada, ma questo Night of the Demons non è che esula da difetti, ha dei difetti, è un film fatto con 3,5 lire, ma ha delle trovate veramente stilistiche interessanti. Prima di tutto, nei tempi. Decide per tutta la prima parte di non mostrare un cazzo di horror. Cioè, descrive benissimo, va dietro proprio ai suoi personaggi, quindi ti fa odiare quello, amare l'altro, stare dietro a quella più darchettona, odiare quella un po' più fighettina, odiare averlo col fisio, quindi incominciano a dire tutto. Poi, per uno come me, nonostante le nuove generazioni lo odiano, cioè, tutta quella colonna sonora con i synth, che mi piace a bestia, tutta piena di synth, interessante, e che soprattutto all'epoca dava anche un senso diverso alle immagini. Poi è un film che è veramente fatto bene a livello di effetti speciali, tutti, naturalmente non è digitale perché non esisteva, sono scene fantastiche come la ragazza che fa vedere le tette e poi infila un rossetto dentro il capezzolo e fai Dio mio come cazzo hanno anche uno fatto, e che è fatta benissimo, scene splatter a go-go. Qui bisogna dirlo, bisogna ammetterlo, i demoni la buttano veramente di fuori. Poi c'è una scena fantastica che varrebbe per tutto il film, cioè quando la nostra darchettona inizia a ballare su Stigmata da Martiri, Steba House, e fare quella danza per 3 minuti, veramente notevole, non solo perché Stigmata Martiri è bella e perché è messa in scena bene, ma perché ti fa entrare perfettamente nell'ottica del regista, in quello che ti vuol far vedere praticamente in realtà. Quindi una quasi all'inizio quasi una commedia che si sposta sempre di più verso il gotico, che si sposta sempre più verso il dark estremo, e che poi diventa qualcosa di quasi surreale, qualcosa alla Ken Russell quasi, che comincia a sbarellare, a andare fuori testa il circolo vizioso di questi demoni all'interno della casa, che sembra senza tempo, senza spazio, senza luogo quasi, e ti prende veramente, ed è un vero peccato in realtà poi che questo film sia scomparso, perché non si trova nemmeno in DVD bene, in Blu-ray, c'è un cazzo mi pare in Italia, ed è un vero peccato perché è un film in realtà che ha dalla sua proprio un ritmo fantastico tutto nella seconda parte, e che, come ho detto, mette insieme delle scene completamente folli che non erano così facili da trovare negli horror per adolescenti del periodo, che erano quasi tutti ormai stilizzati dietro lo slasher fino agli 80 col classico assassino da docoltrata. Invece questa idea di queste donne, ragazze bellissime, sempre a tette di fuori, tutte mezze nude, che si girano, hanno quella faccia smostrata, quella che è tutta innerita, così è fantastica,
Poi il film non si ferma nemmeno di fronte al sesso, lo mostra e lo mostra anche per quello che poi diventerà, ovvero sangue, cioè quindi unisce il sesso e lo splatter in un paio di scene veramente notevoli. Mi raccomando, guardate la versione integrale, se la trovate, non guardate la versione tagliata che davano alla televisione, perché dura 20 minuti meno e non, tutto quello che vi sto dicendo non c'è, quindi è inutile guardarlo. Quindi cosa posso dire di più di un film che mi ha cresciuto, ecco, mi ha portato ad amare ancora di più l'horror? Primo, perché era pieno di tette, secondo perché c'era Bauhaus, e terzo perché era veramente fatto bene nel vero senso della parola, non perché cercasse il regista chissà quale svolazzo tecnico, perché il regista è quadratissimo, però a differenza magari dei registi di ora che vogliono girare per 6 ore attorno a 6.000 cose e poi tirano fuori la solita tavoletta Ouija di merda, qui si cercava di scrivere qualcosa di più originale o perlomeno interessante per i ragazzi che avevano voglia di divertirsi e di cercare anche di un minimo di immedesimarsi in dei personaggi che non erano tutti squadrettati con l'accetta, ma che erano ben differenti e comunque costruiti con un certo gusto. Quindi, che dire, l'ultimo cult che vi consiglio per il febbraio 2017 è questo Night of the Demon del 1988 di Kevin Tenney, un piccolo gioiello per me che forse per voi sarà una cagata, ma che magari qualcuno apprezzerà. È un vero cesso, si parte con cessi e questo è un vero cesso, me lo tengo subito per primo. Si chiama Seduzione Fatale di questo Bram Coopers, è uscito da noi diretto in un video, se lo potevano tenere tutto un'altra volta, non capisco i distributori come fanno a fare questa roba lì, e se non sono deve arrivare solo Tokyo Tribe e l'altra roba, bisogna vederla, io continuo a non capire dove c'hanno il cervello. Comunque è la storia di questa tipa lì, Tara, che praticamente durante la festa del suo addio annubilato in una discoteca si fa sedurre da questo Patrick, questo barista strafigura tutto tatuato, che all'attore ve lo ha fatto in Hunger Games, il capoccia amico di Non alzate, perché alla fine viene, deve morire mangiandosi la Faretti perché ha fatto il danno facendo scappare i due amanti, questo era Hunger Games. Qui invece lei cosa fa? Va a letto con questo Patrick, questa notte si risveglia la mattina, lei però gli dice: ciccio, io sono sposata, sono cazzi mia, era la notte annubilato, mi devo sposare. Si va a sposare, però naturalmente sto Patrick mi si attacca addosso e diventa il classico maniaco. Ora, se di Attrazione Fatale, che era il 1987 di Adrenaline Line, già mi dice, mi sbattevo il cazzo sopra, però perlomeno c'era Glenn Close, Michael Douglas, un certo filo di originalità, qui siamo di fronte a una piattezza allucinante, cioè di una schifezza, una schifezza irrimediabile, una cosa che non ci credi, perché allora partiamo da, prendiamolo botta a botta, lasciando perdere l'idiozia della trama che è la solita, no? Classia fiabona, che incontra il fiobono, se lo tromba prima di sposarsi, poi si sposa e lui, no, ne abbiamo visti 6.000, no? Con l'uomo alla porta che vuole ribeccarsi la figlia che si è espera, proprio una trama originalissima. Lasciando perdere questa cosa lì, che comunque un regista può portare anche, basta vedere poi quello che consiglieremo la prossima volta di Gift, perché hanno sconosciuto, che poi siamo lì come idea, però lì siamo tutti da un'altra parte, si poteva gestire, invece il regista decide di non gestire niente. Allora, gli attori sono lasciati così, al caso, recitano di merda come non se ne è mai visto, eppure quel ragazzetto lì sarebbe anche recitato, ma qui proprio non cambia espressione tutto il film. I tatuaggi sono fatti al polistirolo, cioè magari i tatuaggi un li fate con l'aerografo, fateli a modino che sembrino veri, perché fa ridere al cazzo. L'attrice protagonista è buona, discreta, ma ragazzi, questa non sa nemmeno di tre parole di fila, cioè ho provato a guardarlo, ho detto no, sarà doppiato, mettiamolo in lingua originale, è peggio. Meno male l'hanno doppiata questa lì, una delle poche volte fai, guardatevelo, se lo dovete guardare, guardatelo doppiato, non ho guardato l'originale perché è terribile. Cos'è poi che non funziona? Abbiamo detto, la sceneggiatura è una merdina, poteva essere salvata solo da una messa in scena. La messa in scena è peggio della sceneggiatura, è una piattezza allucinante, una fotografia che sembra, sai le telenovele dell'anno 80 americane, modello General Hospital, che fai, ma dove è presa? La tensione non esiste, se non fai tensione in un thriller, non c'è la suspense, non c'è il thriller, come diceva Hitchcock. Non esiste un McGuffin, un qualcosa per cui attaccarsi alla trama, non esiste. Non esiste un personaggio, uno, porca puttana, con quale ti affezioni che tu vorresti seguire. L'unica cosa che riesci a guardare è Immobile, questo schermo, che per un'ora e mezzo fa, anche a livello di sesso, diciamo, anche le scene che dovrebbero essere erotiche, medi in quarto di tetta, c'è nemmeno il coraggio, capito, della bella chiamata porno. Insomma, questo Patrick vorrebbe Tara ad ogni costo, la perseguita, può far annullare il matrimonio, cioè cerca di fare tutti i osi. Ma il problema poi, ti ripeto, è che fa cacare tutto. Cioè, quello che mi fa incazzare non è di te dici distruggi le cose facili, non è che distruggo le facili. Io in questo modo cerco, se qualche distributore magari mi segue, di fargli capire che ci sono cose
che dovrebbero essere eliminate dalla faccia della terra. Ma a chi è dedicato questo film lì? A chi lo noleggio? A chi lo do? Cioè, me lo tira dietro, forse chi guarda film sul canale 5 ve li do a Nerbivio lo può guardare, che cazzo ne so, un film terrifiante, mal dosato in tutto, non ha ritmo, non ha attenzione, non ha scene erotiche degne di tale nome, non ha praticamente un sussulto, non ha una regia, perché questa non è una regia piena di errori, fa ca, non ha una fotografia, e quindi che cosa rimane? Il vuoto di un televisore. Mentre lo guardi, speri ogni minuto di più che qualcuno ammazzi lui e lei, che la trama ambi. Peccato che invece ti tocca Puppatti, un'ora e mezzo di questi due teste di cazzo, mollami, non ti lascio, ma quando basterebbe semplicemente andare dal marito e dire: ho trombato con lui, mi dispiace, lo di fuori, però questo è il pazzo criminale, andiamo alla cura. Ecco, finito il film. E invece ce lo tengono per un'ora e mezzo tra i coglioni, questo film del cazzo, che ci hanno portato addirittura in pompa magna la Igor, e che se doveva proprio tenere di brutto, perché questo è veramente uno dei film più brutti che ho visto in vita mia, ed è uno dei cessi veri del febbraio 2017. Sono andato a vederlo, è uscito anche questo solo per il long video, ma con un certo tipo di curiosità, perché era un film australiano, vero, di cui sto parlando, ovvero Spin Out, Amore in testa coda. Ora io Amore in testa coda proprio un lavoretto, se no magari... Però Spin Out, pensavo, racconterà un po' a modo, no, l'Australia, un paese sconosciuto. Ed è la storia di Billy e del suo uomo che di mestiere fanno il rodeo sulle macchine, cioè freccofreni a mano, girano, che già lì rimaneva. Fanno questo di mestiere e che vanno al radunone totale di questi biforchi australiani che fanno tutti, sono tutte, diciamo così, crew, chiamano così, di gente che col freno a mano fa questo tipo rodeo, ma davvero, una cosa terrifiante. E racconta la storia appunto di questi gruppo di amici e delle loro fidanzate. Amici che intelligentemente, siccome le fidanzate gli dicono sempre non fate un cazzo, sì, decidono di andare in ben tre o quattro a far militare per 3 anni. Uno che invece non ha ancora capito che quella che ci fa insieme i girigogoli non è solo un'amica, ma che gliela vuole dare, l'hanno capito anche lui tranne lui. E un altro paio di sciacquette che stanno lì a ragionare. Ora, io ero convinto di trovarmi davanti a uno spaccato di società quasi altmaniano, no? Come era Nashville, cioè di vedere com'è. E sono stato per i primi 20 minuti dubbioso. Cioè, quello che sto vedendo è peggio del peggio, oppure davvero è uno spaccato talmente forte e premiante che non riesco a capirlo. Al 25esimo minuto ho capito che era una merda. Il premiante, il tutto è scomparso sotto una serie di scorregge, sequele di battute di merda, e ancora queste macchine in mezzo, come rodeo, con la gente intorno, col sabbione, loro che girano intorno le macchine, il freno a mano, fanno gli 8 in terra, là gli danno il voto, vincano premi. Io una cazzata più grossa di questo non l'ho mai vista. L'unica cosa interessante appunto del film è sapere che c'è davvero delle persone adulte che fanno queste cose in un paese civile, ecco. Poi si ragiona dei film brutti un'altra volta, ma questo Spin Up, che te lo presentano come un incrocio fra Project X e Lovattoli, e tanto l'hai presentato come un incrocio fra Shining, porca puttana, e il settimo Sicilio, fra Project X è una merda, Lovattoli è un'altra merda, mi importa un cazzo del film alla base. Comunque, presentato così, arrivi lì, è recitato di schifo, la regia non esiste, è di un piatto anche questo incredibile. Io in Australia è uscito pure al cinema, io rividio, questi picchi sono l'Universal, la Sony, ma con tutti i film ci avete, tutti i film ci ha girato per il mondo, ma mi dovete portare Spin Out, Un amore in testa oda, oltre al fatto che gli attori sono incompetenti, gente mai vista, è proprio un film di merda, non ha alcun senso nella sua narrazione, cioè a me di vedere questi che fanno il freno a mano, fanno i girigogoli in mezzo film, già mi rompo il cazzo, in più le storielle d'amore fra 3 ebeti e altre 3 stronze, è proprio la cosa peggiore che mi poteva capitare, l'ho messo di notte, ero lì che davo le testate negli spigoli pensando ma cosa cazzo ho fatto, cosa ho fatto di male io per beccarmi Spin Out, e poi ho pensato no, probabilmente qualcosa di male ho fatto, perché se no non mi doveva capitare fra me e il mio lettore DVD questa cosa qui. E probabilmente non doveva capitare nemmeno il negozio, tanto il prossimo mese lo metto in vendita, perché questo è impossibile, anche noleggiarlo. A chi lo do? A un australiano bifolco che fa così col cappello e guida la macchina col freno a mano con le corna? Perché poi la cosa incredibile è che mi sono reso conto che questi poveri idioti non riescono nemmeno ad essere simpatici. Ora dici, perlomeno guardi il film, è demenziale, ci ridi, cioè ti prendi una pietà per questa gentaglia inutile che, ti ripeto, ti riporta quasi a un film neorealista, hai quasi paura che esistano davvero. È un film ignobile, che è di quelli che farebbero brutta figura anche fra i film italiani ignobili, cioè un film scorreggione, un film che
Se non lo vedete non ci potete credere, guardatevi magari il trailer perché è veramente qualcosa di incredibile. Oltretutto penso ci abbia anche speso Dubaini, perché non è girato proprio, è girato per il cinema. Da noi chiaramente al cinema chi lo va a vedere? Quattro stronzi che girano con la macchina a mezzo al nulla e fanno le storielle d'amore e tre vogliono. È delirante. Film che chiaramente è talmente telefonato mi andrà a finire che non ve lo sto nemmeno a dire. Ma però se lo volete scoprire per farvi una risata veramente grossa e per capire come stare alla larga dalle sceneggiature brutte, dove capire dove sbagliare quando uno fa la battuta, avete qui perfetto un esempio. Non dovete più nemmeno leggere i libri come si fa una sceneggiatura. Guardate questo film lì e c'è come non si fa una sceneggiatura, che comunque è già una base di partenza. Come non si gira un film, avevate avuto prima Seduzione letale, che comunque è come non si gira il film, perché Spinout incredibilmente è girato meglio, siamo a livelli. Però questo non salva il fatto che è un film talmente brutto che abbiamo passato io e la mia moglie quasi tutto il tempo lì per lì. E si è iniziato a guardare considerando ma forse Altman, e poi invece ci siamo resi conto che era Neri Parenti. Ecco, il problema è questo qui, da Altman siamo passati a Neri Parenti, e a quel punto veramente abbiamo iniziato a mangiare noccioline, a giocare a piparelle a carte sul tavolino, sì, cioè, speriamo che finisca presto, cercando di dimenticarsi subito quello che ho visto. Infatti in effetti mi sono dimenticato quasi tutto, mi ricordo solo dei freni a mano sul gaino, di questi otti che fanno e di questi dialoghi da decelebrati. Questo è veramente una merda, ma una merda di quelle che non dovevate far uscire. Allora, non lo volevo toccare quest'anno perché lo tocco tutti là, tre volte esce, tre volte mi diano, però cazzo, mi è capitato tra le mani, non l'ho visto e non posso non dire a Pieraccioli basta, fatti vedere, fatti curare, trova qualcuno di bravo che ti stia ascoltando e smetti di farmi. Cioè trova uno bravo che ti ascolta, gli racconti le stronzate che dici in questi film e noi siamo tutti amorevolmente d'accordo con te che sarebbe il caso che tu smettessi di farli questi cazzo di film. Però stiamo parlando di un film, magari diciamo il titolo, questo film è Il Professor Cenerento. Già dal titolo sarebbe da denunciare. Allora, è la storia di questo, che cazzo si chiama, che lui c'ha sempre i nomi più stronzi del mondo. Dove è quella storia di sto stronzo, che è il solito Pieraccione con la voce narrante, però ormai invecchiato di 30 anni, con la voce così. Sembra manco più lui, ingrassato, sfatto, può fare sempre il trentenne, ce n'ha più 30, qualcuno ne dovrebbe dire. Che è in galera, ok? Perché ha fatto dei danni e quindi deve farsi 3 anni di galera. Incontra, durante una rappresentazione teatrale che lui fa in galera, durante questi sei, questi giorni che le galere sono aperte, sì, una fia, una strafia, Laura Chiatti, che ha questa Morgana, e lui gli racconta che è lì, che è un regista, che è lì non, che non è un galeotto, ma che è lì ospite. E allora la storia è quella di lui, che deve riuscire a uscire sempre di galera nei momenti liberi che ha, perché lui è in libertà vigilata, entra e esce, e vuol convincere lei ad innamorarsi di lui, perché lui è tipo Cenerentolo. Basta, questa è la trama, che cazzo devo dire? È lui che esce, cioè parla alla Chiatti, la Chiatti incapisce una sega, dice come sono affascinata da questo, che è un cesso. Il film ha dei grossi problemi. Il primo problema è che è girato come la merda, cioè ma come la merda, cioè non si può più vedere una fotografia di quel genere lì, non si può più. Io dopo quella fotografia che mi ha fatto perdone nel film precedente a questo, questo In Piedi in Paradiso, mi pare che era insopportabile, pensavo no dai, sta fotografia bruciata, sparata, è ignobile. La sceneggiatura non esiste. Cioè, è la storiella di questo che esce, vuole, batte una e rientra in galera, basta. E c'è i classici siparietti per un farsi beccare. Cioè, ma come fa un beccati che sei in galera? Cioè, poi non dovrei dire che sei in galera. Cioè, ma come cazzo è scritto? Io ho capito che è l'area Chiatti. Allora, se te c'avevi l'idea, vado lì, gli ho 2 orpi, poi me ne torno lì, poi quando torno in galera, sì, ti ho dato 2 orpi, non porta in casa, sono in galera, tanto fia buona, io 3 ore t'ho trombato sul tavolino. Porto una sega. Cioè, se questo era l'intento del nostro protagonista ci poteva anche stare, ma lui se la vuole solo pigià, no, lui è innamorato, perché l'amore di lì, l'amore di là, ma poi sti galeotti tutti buoni, tutti bravi, non ce n'è uno attivo, ma io raramente mi era capitato di vedere un film italiano così brutto, ma brutto porca puttana che doveva stare per forza nel peggio del 2016, cazzo accidenti a me che non l'avevo visto questa merda, perché ci finiva di letto e ce l'ho fatto fino ad oggi, perché questa è veramente la decadenza del cinema italiano. La decadenza totale, per quello che aspetto con Gloria Armisischia, un film di Domiziano, un film di Baran, un film mio, un film di Martin, un film di uno spazzino, di qualcuno che proprio ha qualcosa da raccontare che non sia Cenerentola, col Cenerento, che lo fa questa faccia di cazzo, lo devo far vedere, ma guardate questo film lì, guarda questa cosa lì, non lo zoomare nemmeno, va bene così, guarda questa cosa qui, Il Professor Cenerentolo. Questo lì, non so nemmeno più come dire. Cenerentola perse la scarpa, si sa tutti,
Ah, che ragione, fatevi perdere la macchina appresa. Così è Cenerentolo sul serio, levati dai coglioni, non fare più un film, perché veramente adesso sta diventando non più insopportabile come era fino a un paio di film, ma veramente, come si può dire, triste. Ecco. Quando il comico diventa triste, non fa più ridere ma fa piangere, vuol dire che allora di fa di Mortone festa. Ecco. Quindi è finito questo video di consigli, è stato molto veloce perché qui non si sta bene un'altra volta, naturalmente come al solito a porta aperta, sono un po' distrutto dall'influenza che continua a prendermi, non sto mai bene, ma spero che comunque questi consigli vi possano essere d'aiuto, che gli sconsigli vi possano essere d'aiuto lo stesso. Ringrazio Ele che è andata a casa da poco, ringrazio Filippo, andatevi a Benavira da Lamiata, ringrazio Martin prima di tutto che sempre mi ha scassato il cazzo con me, ringrazio tutti i ragazzi che mi vengono a trovare tutti i giorni, ringrazio ancora un'altra volta i clienti, non ringrazio assolutamente chi sta guardando roba tipo Festival di Sanremo o l'Isola dei Famosi perché ci avete veramente rotto i coglioni a questi programmi del cazzo da cariatridi e che pure guardano i ragazzi di 18 anni, fatevi qualcosa, fatevi un'iniezione di intelligenza e levate dalle palle Isola dei Famosi, Grandi Fratelli, X Factor e Voice, levatevi dalle palle e fate tornare l'arte per quella che è, non filtrata da questi programmi di merda che ci vogliono dare artisti e chissà cosa, quando in realtà ci danno solo figli di papà e i soliti inciuciati di merda. Al prossimo video si spera di farlo di consigli museali, che mancano da un po', si farà anche l'Oriente e se ci si fa, visto che a febbraio è breve, si fa anche una bella monografia. Che dire di tu? Se Film Is Now ha messo di là la classifica degli horror che ho fatto io migliore del 2000, andatevela a vedere, se non lo volete andare a vedere io non vi posso davvero obbligare. Comunque un salutone da Frusciante, andiamo a Genta, è tutto, un'altra volta ci siamo sbattuti per fare questo mini video, speriamo che vi piaccia, come al solito se non vi piace sono anche cazzi vostri, d'altra parte potete benissimo andare a vedere qualcos'altro, non è che siete legati a una sedia o dell'Arancia Meccanica.